Salve, buongiorno. Venga, venga. Mi dica. Ha portato qualcosa? Si sieda pure. Ok, quindi lei ha delle monete in lira italiana. Di che anno sono? Ok, quindi dal 70, anche qualcosa del 60. Ok, va bene. Senta, adesso vediamo, inizio a spiegarle un po' gli anni più importanti per poter quantificare un valore delle monete che lei ha, ok? Allora, innanzitutto le dico che i fattori che determinano il valore di una moneta sono due, sono la rarità e lo stato di conservazione. Per rarità intendiamo quanto una moneta sia antica oppure introvabile, mentre per lo stato di conservazione si intende in che condizioni è la moneta al momento della sua valutazione, ok? Sì, poi su ogni moneta della Repubblica Italiana è stato inserito l'anno di produzione, quindi si può andare a controllare. Certo, poi per quanto riguarda il valore della moneta si determina anche dall'anno in cui è stata prodotta. Infatti, quelle che sono state meno coniate in un determinato anno possono avere un valore maggiore di altre, perché ce n'è di meno, ovviamente. Poi, per quanto riguarda invece lo stato di conservazione, viene stabilito da alcune sigle, quelle diciamo che nello stato migliore viene definito con FDC, che significa fior di conio. Queste sono delle monete, diciamo, tra virgolette, perfette, conservate come se fossero appena state coniate. Quindi è molto importante lo stato di conservazione, ok? Alla fine di determinare un valore maggiore. Sì. Per quanto riguarda invece le sigle, abbiamo le seguenti, insomma, BB, che vuol dire bellissimo, SPL, splendente, QFDC, quasi fior di conio, FDC fior di conio. Esiste poi un simbolo FS, fondo specchio, che sono quelle monete che sono state coniate e conservate appositamente per i collezionisti e vengono considerate come vere e proprie monete di valore, quindi valgono veramente moltissimo. Ora invece le stilerò una stima di monete che potrebbe aver conservato in casa, vediamo un po', le dico il valore. Diciamo che una moneta da 1000 lire, se le ricorda le monete da 1000 lire? Sì, quelle che rappresentano la cartina geografica con i confini sbagliati, però, ha un valore di circa 3.000 euro. E adesso le spiego perché. Perché nel 1997 ne sono state coniate circa 100 milioni. Poi abbiamo la moneta da 200 lire, quella gialla se la ricorda. Ne ha molte e dopo le vediamo. Che fu prodotta per la prima volta nel 1977 e ne vennero prodotte due versioni. La prima in versione prova, che ha un altissimo valore, e la seconda, quella che non reca la scritta prova e quindi vale solo 1 euro come valore simbolico. Quindi le 200 lire, senza la scritta prova valgono 1 euro di adesso, della valuta odierna, certo. Poi abbiamo la moneta da 100 lire. Le annate di valore sono queste: 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 e 1963. Il loro valore in condizioni ottimali è superiore ai 100 euro per moneta, mentre alcune coniate nel 1955 superano anche i 1000 euro, quindi se lei tra le sue monete ne ha una di questa, può portarsi a casa un buon valore, sempre che decida di venderle, perché più le tiene, più invecchiano e più valore acquistano, ovviamente. Abbiamo la moneta da 50 lire. Allora, il valore è 100 agli oltre 1200 euro. Le annate hanno più valore sono queste: 1955, 1958,
1958, 1959, 1960, 1961 e 1962, un anno in meno rispetto alla moneta da 100 lire che arrivava fino al 1963. Poi abbiamo la monetina da 10 lire, quella coniata nel 1954 vale circa 100 euro se in FDC, ossia in fior di conio. Poi la moneta da 5 lire, quella coniata nel 1956, può valere oltre 1700 euro se ben conservata. Ok, ha qualche moneta da 5 lire. Dopo le controllo io, vediamo un po'. Il valore di ciascuna moneta è un valore forfettario che va preso con le pinze, però non è detto che una moneta che è stata coniata in un determinato anno abbia proprio quel valore, insomma il valore massimo che le ho accennato. Il valore viene determinato dalle sigle che le ho detto prima, ossia lo stato in cui si trovano, se sono nuove, se sono state ben conservate o se sono molto usurate. Poi, per quanto riguarda invece gli euro, lasciamo da parte per un momento le lire, ma veniamo ai giorni nostri, ci sono alcune monete da 2 euro commemorative che possono arrivare a valere fino a 20 euro ciascuna o addirittura anche 30 euro. Le 2 euro del 2004 coniate in Finlandia vale 50 euro. Poi abbiamo la moneta da un centesimo che da un lato è stata coniata correttamente, mentre dall'altro lato presenta un monumento che di solito vediamo nelle monete da 2 centesimi, cioè la mole antonelliana di Torino, che può valere fino a 2500 euro. Insomma, io le ho spiegato un po' approssimativamente il valore che hanno alcune monete di determinate annate di coniazione. E adesso andiamo a vedere, lei ha portato qualcosa, mi ha detto? Sì. Ok, vediamo. Vediamo pure. Che carino. Molto antico questo bauletto. Si vede. Dunque, quindi qui dentro ha delle monete. Allora andiamo a vedere. Allora, vedo che è un po' misto, eh? Abbiamo le 200 lire, eh? Eccole qua. Si ricorda il valore delle 200 lire? Se ne troviamo una che è stata prodotta nel 1977, cosa con la scritta prova, vale fino a un euro. Ok, adesso gliele metto da parte. Ok, di 200 lire ha solamente. Andiamo a controllare l'anno di produzione. Questa è del 1970, quindi nulla. Questa è del 81, nulla. Questa è del 79, niente. Qui siamo nel 1984, anche questa, niente. 1983, no. 1976, no, per un pelo, perché se era del 77 avrei potuto valutarli da un euro, ma così mi spiace. Allora diciamo che in quelle da 200 lire non ho trovato nulla. Gliele metto qua da parte, poi gliele rimetto nel baunetto. Poi andiamo alle monete da 100 lire. Ho visto che ne ho un po' qua, posso... Ok, e andiamo a controllare gli anni. La moneta da 100 lire. Vedo che quelle da 100 lire sono veramente conservate in buono stato. Se troviamo l'anno, sicuramente valgono il massimo del valore. Sono molti gli anni, se li ricordo.
corda dal 1955 al 1963 compreso. Poi abbiamo quella del 1955 che supera anche i 1000 euro, quindi vediamo un po'. Allora, questa è del 1972. Questa, vediamo un po', 1978, niente, 1976, no, 1955, oddio, non avevo letto bene, no, mi spiace averla fatta spaventare, del 1966, mi perdoni, e che con la lente non sempre mette bene a fuoco le date. Questa è del 1964, nulla, per un pelo perché arriva fino al 1963, quindi anche per queste da 100 lire, purtroppo non posso darle nulla, però comunque le tenga perché hanno sempre un minimo. Col passare degli anni, più anni passano, più valore acquistano. Allora, adesso passiamo a quelle da 50 lire. Qua si ricorda che vanno dal 1955 al 1962, dai 100 euro ai 1200 euro. Vediamo se è più fortunato. Vedo che qui ne ha solamente 4. Qui la moneta da 50 lire. Andiamo a controllare gli anni. Questa è del 1956 e ci siamo. E ci siamo, cara signora. Questa è del... Anche questa è del 1956 e questa 1956. Allora, cara signora, lei ne ha 4 del 1956 e sono molto contenta per lei e per me che gliele acquisterò. Quindi, partiamo da un valore di 100 euro di base. Diciamo che lei ha già 400 euro, perché ne ha 4, sì. Però, sono molto misurate. E in alcuni ho visto che l'anno, proprio il 1000 del 1900 è cancellato, si vedono solo le ultime tre cifre. È molto liscia come moneta, ha poco rilievo rispetto al conio e questi sono fattori che determinano punti in meno ovviamente al valore. Anche vede, il bordino non è in rilievo, dovrebbe essere in rilievo come... Non è rilievo, abbastanza liscio e anche la zigrinatura qua si riesce a vedere. Ormai è diventata piatta, lo sento sotto il polpastrello, cioè si fa subito. Poi io sono un'esperta in monete, quindi. Cara signora, se per lei va bene posso offrirle 100 euro a moneta. E sono già 400 euro ovviamente. E le rilascio una ricevuta. Cosa fa? Me le lascia? O le vuole tenere? Le vuole tenere? Comunque col passare degli anni acquisteranno ancora più valore, le tenga pure, tanto per 400 euro sicuramente non le cambia la vita. Proseguiamo, ho visto che ne ha altre, ho visto che ha delle 100 lire di nuovo conio, le ultime praticamente che hanno coniato prima che la lira sparisse dalla circolazione, insomma. Mi sono permessa di prenderle io. Ne ha due da 50 lire, formato mignon. Controlliamo l'anno di conio. Ok? Nel frattempo ho visto qualcos'altro che potrebbe essere interessante. Ho visto che ha qualche moneta da 10 lire. Una da 5 lire addirittura. Basta, per il resto un altro 10 lire. Poi ci sono delle 20 lire, ma quelle non gliele prendo neanche in considerazione perché
periodo non sono ricercate e non hanno neanche valore. Qua c'è un 100 lire dell'ultimo conio. Molto bello, adesso controlliamo. 1991, no, è abbastanza recente, mi spiace, questa non ha un gran valore, anzi non ne ha proprio. Questi 50 lire sono del 92, nulla. Sono troppo recenti, anche se hanno più di 20 anni. 1991, niente. Le metto qua da parte. Andiamo a vedere queste 10 lire. Da una parte hanno le spighe di grano e dall'altra questo affare qui. Allora, queste sono... Si fa molta fatica, qua c'è il primo numero cancellato, 983, comunque 1983 sicuramente. Poi vediamo quest'altra, sempre 10 lire, vediamo un po', 1976, anche questa, anche se ha più di 40 anni purtroppo, con quell'annata non ha valore. Questo è un 5 lire, molto molto consumato, molto... le devo dire che per i 5 lire la storia è un po' diversa, insomma, più usurati sono, più hanno valore. Se questa è del 1956 ha un gran valore, no, 1953. 1953. Faccio molta fatica perché è molto molto usurata. Il 5 lire aveva il delfino davanti, non so se si ricorda. Bellissima. Ok, allora mi segno subito le quattro monete comunque, perché le spiego, lei non vuole venderle, ma io devo sentire alcuni miei colleghi per magari riuscire a farle un'offerta maggiore se loro sono d'accordo, così che lei magari deciderà di venderle, no? Avendo un guadagno maggiore. Le riguardo, sono una del 1956, la sigla è Fior di Conio, quindi FDC. Vediamo questa, anche questa 1956, questa è buono stato, quindi PS, questa 1956, Fior di Conio, anche questa, questa è la più nuova di tutte, quindi 4956, BB, bellissimo. Quindi allora la prima posso valutargliela un valore base 100 euro, Fior di Conio. La terza anche essa Fior di Conio, quindi altre 100. BS, insomma, buono stato, diciamo che non è il massimo, vale un po' meno di 100, posso farle 80 euro. E l'ultima, bellissimo, del 1956, posso arrivare a 250 euro. Quindi lei, partendo da un valore base che avevo detto di 400 euro, gli ho fatto qualcosina in più, insomma, le ho valutate un po' meglio, facendo due conti. Arriviamo a 530 euro invece di 400. Che fa? Me le lascia? Beh, insomma, 530 euro con 200 lire, insomma. No? Sicura? Va bene. Allora, nulla. Se mi lascia il suo recapito, io mi faccio sentire fra un paio di giorni, perché voglio parlare, come le ho detto prima, anche con i miei colleghi. Magari riesco a offrirle qualcosa di più. Prego. Sì. Perfetto. Senta, ma lei può dirmi se ha in mente un prezzo già prefissato, che ha in mente di guadagnare con queste quattro monete? 1000 euro? Io me lo segno, però non penso, no, perché sono usurate. Comunque restiamo così, mi faccio sentire tra qualche giorno e saprò dirle se
qualcosina in più di 530 euro riesco a darle, ok? Certo. No, queste qua piccoline no, per ora non hanno valore, non è detto che magari col passare degli anni acquistino un valore anche queste. Per adesso le date che le ho detto sono quelle, insomma le annate, e quindi non posso fare altro. Anzi, è stata molto fortunata ad avere quelle quattro monete del 1956, veramente. Non è facile trovarle adesso. Va bene, allora a risentirci. Salve.